Per un minuto di storia con Mario, oggi ricordiamo il Patto di Varsavia. Sembrava uno strumento obsoleto e del passato, e invece per qualche strana girovagare della storia, alla fine si torna a parlarne. Bene, il 14 maggio del 1955, 8 paesi europei del blocco comunista siglano un patto con l'Unione Sovietica di reciproca difesa e protezione. Sarà il patto di opposizione alla NATO. È il 14 maggio 1955. Già nel 1956 il patto agirà in realtà per reprimere la rivolta di Budapest, quindi di fatto diventa il patto con cui Mosca diventa proprietaria e totalitaria rispetto all'Europa orientale. Oggi è qualcosa che torna di moda, o almeno si torna a parlarne.